Salve ragazze, siete qui per un piccolo shorts che vi voglio offrire. E la domanda è la seguente. Allora, vediamo questa persona che voi avete in testa, che avete nei vostri pensieri, che avete nel vostro cuore, vediamo che cosa vi dirà presto. Diciamo, vediamo cosa ha voglia di dirvi che fino adesso non vi ha detto. Quindi vediamo cosa vi vuole dire questa persona che voi pensate in questo momento che non vi ha mai detto. Ok, quindi un qualcosa come una sorta di rivelazione, ecco. Potremmo anche dire vediamo che rivelazione vi farà questa persona che voi state pensando. Allora, andiamo a vedere che rivelazione vi farà. Allora, intanto qua ci parla, viene il due di coppe, quindi qua amore, tenerezza, l'apice di un sogno, onore e affari, quindi vi farà una rivelazione d'amore, ci sarà proprio la felicità, sembrerebbe. Vedete, qua viene come un cavaliere di bastoni, quindi molto temerario, vedete, viene qua, insomma, questo intraprendente, temerario, vuole passione, vuole anche sesso, c'è anche la luna, quindi qua sicuramente verrà, però non vi magari vi dirà che la relazione, allora questa è una carta che ci parla di una relazione insincera, di superficialità, di false promesse, quindi fate attenzione, potrebbe crearvi delle illusioni, vediamo se è così. Vedete, perché questa persona non è sicuro al 100% di voler avere con voi proprio questa relazione d'amore che probabilmente vi fa credere, ma non è sicuro al 100% di volerla poi, come dire, portare avanti. Quindi la luna che ci parla di relazione insincera è un po' questo. Magari vi farà credere, ecco, infatti qua vedete. Allora, diciamo che lui però con voi, vedete, con questo la carta, questo è il 4 di bastoni, ma capovolto, e quindi ci parla di progresso, di fortuna, di nascita, anche di figli. Quindi lui in realtà, anche se qua viene l'appeso, quindi vuole avere una ricerca, vuole, come dire, vuole una soluzione a questo problema, perché magari questa persona, perché la carta principale è il due di coppe, magari questa persona in qualche modo vive male le relazioni, ha troppo di legame, ecco, vuole qualcosa di più superficiale. Quindi qua che altro vi dirà che proprio voi non vi aspettate, proprio una rivelazione. Vedete che lui ha mancanza di determinazione, una sorta di indolenza, una trascuratezza. Lui con il 3 appunto di denari capovolto ci fa capire che come se comunque non ha tanta fantasia, vedete, di portare avanti questa relazione. Quindi insuccesso, mancanza e delusioni e mancanza di diciamo di affidabilità. Però questa persona sembrerebbe che è innamorata, sembrerebbe, o comunque c'ha un'attrazione molto forte per voi. Vediamo ancora che cosa, quale sarà la rivelazione, che cosa vi dirà che non vi ha mai detto, la rivelazione che lui è molto tentato da voi. Abbiamo la forza capovolta, però ha una sorta di impotenza, come se non ha il coraggio di prendere questa situazione, come di prendere il toro per le corna. Abbiamo anche il cavaliere di spade, che quello non ci manca mai, nelle mie stese non manca mai. Quindi questa è una persona anche, vedete, che mi piacciono le avventure galanti, vedete, che è una persona che ogni volta lui è una sfida con se stesso, che fa, no, nelle sue relazioni in qualche modo. E vedete, poi viene il diavolo capovolto che ci parla di liberazione dai legami e appunto diciamo un po' dipendenti, no, di dipendenza. E a fondo mazzo, ragazzi, abbiamo il carro capovolto, quindi qua questa persona, che cosa, quale sarà la rivelazione di questa persona? Una
situazione rimandata. Questa persona in qualche modo, da che prima che vi diceva, non so, magari di essere attratto, da che prima veniva intraprendente, temerario, e magari facendovi anche capire qualcosa, pur volendo in qualche modo risolvere questo problema, insomma, o comunque andare alla ricerca con l'appeso della soluzione di questo problema, però non fa, vorrebbe il progresso, però gli manca la determinazione. È come se fosse indolente, lento, non vuole prendere il toro per le corna proprio, e quindi c'ha questa incapacità, questo insuccesso, questa incapacità, anche di un'impotenza, diciamo, a venire diciamo, a dirvi quello che realmente lui prova. Quindi qua ve lo nasconde, ma ci sarà questa rivelazione in qualche modo, questa persona ve lo dirà, e quindi, insomma, fate attenzione, perché qua la carta del diavolo finale dice liberazione dai legami, e quindi dei legami, quelli là, di dipendenza, e qua c'è una situazione rimandata. Quindi è come se queste carte vi vogliono dire: questa persona al momento vuole vivere solo avventure galanti, quindi non ha il coraggio di darvi l'amore che realmente sente, perché qua abbiamo la carta dell'amore, è stata la prima carta. E quindi soltanto per questo lui agisce in questo modo. Quindi questa è la rivelazione, quello che questa persona vuole dirvi, che sicuramente ve lo farà capire in qualche modo. Ragazze, la stesa non è proprio meravigliosa, ma questo è uscito. Io vi ringrazio di essere stati con me, vi mando un bacione, ciao a tutti.